In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo: sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se voi aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Parola del Signore. Se voi aveste fede quanto un granello di senape. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, lunedì 7 di novembre 2022. Ed è così: se aveste fede, voi, gli apostoli, non tutti quanti, eppure noi, ci crediamo lo stesso e non sposteremo il gelso come non sposteremo neanche un fiorellino. Però è così. E così anche per il fatto che avvengano gli scandali. È una cosa che ha sempre attraversato la Chiesa, è inutile dircelo, però la Chiesa va avanti così. A volte gli scandali, tra virgolette, servono per far capire, come diceva anche il buon padre Amort, che se la Chiesa fosse stata retta dagli uomini, ciao, sarebbe già morta da tempo. Invece è ancora qui e ha ancora qualcosa da dire. Quindi questo vuol dire che lo Spirito Santo è Lui che traina la Chiesa fino alla fine dei tempi. Per il resto è quello che ci siamo sempre già detti: una persona che 7 volte al giorno ti viene a dire sono pentito, ma la troviamo, dovessimo trovarla, allora l'accetteremo. Ma difficilmente una persona che si comporta male con noi ha lo stesso coraggio di dire almeno una volta sono pentito. Il più delle persone non lo dice. Il più delle persone, anzi, cerca in qualche maniera di giustificare il proprio comportamento, se non appunto addossarlo all'altro. Quindi il Vangelo ancora una volta arriva a delle vette che umanamente non è possibile. Poi ci possono essere tanti casi, ci possono essere situazioni in cui veramente una persona si mette col cuore in mano e dice: ho sbagliato, e ho sbagliato più volte. È un po' la nostra condizione. Quante volte gli diciamo al Signore: abbiamo sbagliato, ci confessiamo, siamo ancora allo stesso punto. Allora, come noi rimettiamo i nostri debiti al Signore, così anche gli altri hanno il diritto di rimetterli con noi. Di conseguenza poi esiste appunto un aspetto psicologico in cui i rapporti nascono in maniera veramente, come dire, superficiale. Se noi, tra virgolette, perdoniamo a una persona che non chiede il perdono, fondamentalmente non ce ne frega di quella persona. Contrariamente, invece, se c'è una persona che dice: guarda che ho sbagliato, allora in quel caso lì dice: va bene, stai facendo un percorso, io ne sono la vittima, non importa, va bene, facciamo un percorso assieme. Poi naturalmente esistono situazioni parallele, non so, magari una persona, per modo di dire, investe un'altra persona, la madre teoricamente perdona l'investitore che magari ha ucciso il figlio, e anche se è un dolore di madre riesce a perdonarlo per varie cause che comunque sanno solamente loro. Ci sono vari fattori che portano al perdono, ma un fattore principale è proprio quello: aspettarsi che l'altra persona ti dica ho sbagliato, e da lì poi nasce tutto, nasce la comprensione. Ma i nostri rapporti, lo sappiamo bene, sono diventati molto molto egoistici. Non c'è più un divario tra cristiano e tra persona che noi possiamo incontrare lungo la giornata. Oramai c'è tutta un'amalgama, non c'è più la morale cattolica, o forse non c'è neanche mai stata. Era solamente una parvenza in cui certe persone si comportavano in una certa maniera perché non si dicesse che. Però fondamentalmente io penso che quello che viviamo oggi è un'amalgama di tante tante concezioni e culture in cui il tutto si palesa nella propria individualità, che poi individualità non è, perché ci comportiamo tutti alla stessa maniera.
è difficile che noi vediamo una persona che fa le sue mansioni tutto il giorno che sia molto diversa rispetto a un'altra. Cioè noi non vediamo per esempio un cattolico che fa delle cose mirabolanti rispetto a un ateo, a un laico o magari a un'altra persona di una cultura diversa religiosa. Quindi anche oggi noi non troviamo più quella luce che dovrebbe illuminare, e laddove non esiste la luce che illumina iniziano le tenebre. Per questo molte volte noi abbiamo visto questi santi, questi mistici, queste anime purganti sulla terra che hanno realmente dato la vita per la Chiesa, quel sacrificio che poi è stato il primo il nostro Signore a donare perché la Chiesa si salvasse. E da lì poi abbiamo visto di tutto e di più. Però sicuramente questo è un periodo molto molto buio, anche perché nonostante abbiamo tanta cultura e tanta possibilità di poterci scambiare dati e doni, non ultimo il fatto che esista internet, quindi anche la possibilità di confrontarci, eppure stiamo regredendo dal punto di vista morale. Quindi fondamentalmente non avremo neanche un perdono, ma avremo una soluzione di noi stessi, perché fondamentalmente appunto è l'ego che va avanti rispetto al Vangelo. E la Chiesa ha uno scandalo, sì, lo scandalo in primis è il nostro, perché siamo diventate persone che non sanno riconoscere neanche che cosa ci dice il Vangelo. Quindi non proviamo orrore se esistono scandali nella Chiesa, perché il primo scandalo siamo noi. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi, la scelta ricade sul beato Antonio Baldinucci. Antonio Baldinucci, che comunque è un personaggio particolare, suo padre è un illustrissimo accademico della Crusca e avrà dei fratelli, e tutti e tre poi si consacreranno e lui diventa gesuita, ma lui è un gesuita un po' particolare perché le ha tutte. Non sta bene, malaticcio, non si regge in piedi, però nonostante tutto lui vuole andare a fare il missionario. La sua volontà è quella di andare in giro per il mondo, anche nei luoghi più sperduti, ma lui deve andare in giro, vuole evangelizzare, ma le sue condizioni non glielo permettono, anzi è già tanto che riesca a stare in piedi. Allora che cosa fanno? Cercano di curarlo alla bene e meglio, ma qui siamo nel XVII secolo, non è che siamo proprio all'avanguardia della medicina. Noi sappiamo bene che a quei tempi lì per curarsi si usavano quelli che erano i rimedi più o meno naturali, e di tutti i rimedi naturali che c'erano, alla fin fine quello che era più in voga era il tabacco, che poi alla fin fine è stato mutato in un oggetto per il fumo. Anche qui poi possiamo trarre delle conclusioni: tutte le cose buone che il Signore ci mette davanti agli occhi, e alla fin fine noi le tramutiamo in cose negative che possono dare non solo un danno, ma anche comunque sminuire tutto quello che è la capacità curativa di tutte quelle cose che ci vengono date dalla natura stessa. E in qualche maniera lui riesce a guarire, non diventerà un grande uomo a livello fisico, ma riesce più o meno a guarire. I gesuiti però gli dicono: no, guarda, non è che ti possiamo mandare in Cina o ti possiamo mandare dall'altra parte del mondo con questa salute che hai. È già tanto che riesci a stare in piedi, quindi noi possiamo fare una cosa. Possiamo darti la possibilità di fare l'itinerante, ovvero di andare in giro, fai la predicazione che vuoi, però alla fin fine cerca di stare in un raggio più contenuto, e di modo che almeno noi sappiamo che tu non vai a correre rischi per la tua salute cagionevole, e che riesci comunque in qualche maniera a essere anche abbastanza forte nel reagire, nonostante comunque hai dei limiti e dei limiti oggettivi. Però sembra che le cose vadano bene. Ma noi sappiamo che le virtù di Antonio Baldinucci, insomma, sono quelle di portarsi avanti, e lui alla fine è vero non andrà negli altri continenti, però è un itinerante mica da ridere. Perché? Perché poi
vedremo che lui farà percorsi molto lunghi, tipo farà 70 km al giorno, cose che anche adesso con persone che hanno un certo fisico diventa una cosa abbastanza complicata. Eppure lui l'Italia centrale se la gira tutta, e se la gira tutta in una maniera particolare, perché lui andrà in giro con due attrezzi. Il primo è un teschio e poi il secondo è un sonetto che ha composto con un suo amico. Il teschio è rappresentativo del fatto che lì c'è la morte, e loro lo rappresentano, lui soprattutto lo rappresenta in quel tempo in maniera perfetta, perché ci fa capire che il peccato, la dannazione eterna è alla porta, rispetto a quelle che sono le predicazioni odierne in cui il peccato è messo da una parte, l'inferno non è proprio citato. Lui invece fa una predicazione veramente, veramente genuina e pregna di Spirito Santo. E poi uno dirà, ma perché è pregna di Spirito Santo? Perché esiste un aneddoto in cui lui si ferma a predicare ed è vicino a un albero. A quel punto dice, voi sapete quante persone vanno all'inferno? E la gente sta lì a guardare. Sono tante le persone che vanno all'inferno, anzi, sono forse di più di quelle che vanno in paradiso. E gli dice, volete una prova? Vi do subito la prova. Guardate questo albero, guardate le foglie che ci sono. E l'albero era abbastanza pieno di foglie. Ad un certo punto viene una folata di vento incredibile, spazza via tutte quelle foglie. Rimangono sull'albero veramente poche foglie. Ecco, lui dice, questo è il paradiso, ovvero quelle poche foglie rimaste attaccate sui rami. E questa predicazione alla fin fine, come dire, non era solo una sua concezione, una concezione dettata dal tempo, in cui si dice, ah, ma quei tempi lì c'era il peccato, c'erano le flagellazioni, la gente si faceva pubbliche umiliazioni, la gente viveva col cilicio, quindi era tutta una concezione diversa. No, lì c'era lo Spirito Santo che attestava queste cose. Lo Spirito Santo attestava mediante Antonio Baldinucci, mediante il beato Antonio Baldinucci, che la gente che si perde è molto di più di quella che si salva. Ecco, quindi è questa la grande virtù di riscoprire questi santi dimenticati, perché ci fanno capire la verità, ci fanno dire quello che è la realtà, una realtà che poi è vero, terribile, come il teschio, che sembra un po' il ricordo di Shakespeare, in cui appunto c'era questo teschio. Però è un ricordo vero, è il ricordo dello spirito. Il buon Antonio Baldinucci però ci lascia un suo testamento, una frase che per lui era molto importante. Di tutto ciò che capita, prendete il buono e lasciate andare il cattivo. Vivete con un cuore grande e libero da ogni strettezza. Non pensate a tutti i mali possibili, ma solo a quelli che hanno bisogno di un rimedio immediato. Paradiso, oh paradiso, oh bella patria, è l'esortazione che non gli manca mai nelle sue prediche. Ecco, anche questo secondo me è un grande monito, perché noi siamo sempre, sempre tempestati da notizie più o meno gravi in cui cercano di coinvolgerci, ma che noi alla fin fine non possiamo fare nulla. Di tutti i mali del mondo noi possiamo fare veramente poco, se non pregare, ed è l'unico rimedio che possiamo fare. Altrimenti, se avessimo veramente la possibilità di agire, agiremmo. Però per tutto quello che ci circonda e per i mali che veramente sono dei satelliti intorno alla nostra vita, abbiamo solo da pregare. E forse penso che dobbiamo pregare il buon Antonio Baldinucci o il beato Antonio Baldinucci, perché ci riesca a far capire ancora una volta che la vita quella vera è quella, il paradiso, la nostra patria è il paradiso, sta a noi conquistarcelo. Quindi se noi riconosciamo che la vera predicazione è quella della salvezza, allora rimarremo non solo una foglia, ma avremo tutte le radici di quell'albero nel terreno. Altrimenti, se noi lasceremo che la nostra vita sia solo una predica fatta per agevolare le nostre paure o le nostre convinzioni, saremo spazzati via come le foglie per l'eternità.